Sappiamo che ci manca uno step in questo momento, abbiamo qualcosa negli ingranaggi che purtroppo non ci sta facendo fare questi risultati che sono sotto agli occhi di tutti. Il calcio ha fatto di episodi sfavorevoli e favorevoli, purtroppo quello sfavorevole oggi l'ho fatto io, quindi mi prendo tutte le responsabilità del caso. Alessandro, tu hai detto spesso che il calciomercato non ci sta condizionando. Il mister in conferenza però dice: non mi aspettavo comunque la trattativa per una cessione di un big. Tu te l'aspettavi? Queste sono cose sinceramente che penso alla società, non posso pensarle io. Io penso di essere in una grande squadra e dobbiamo insomma cercare tutti di remare verso la stessa direzione, solo così riusciremo ad uscire da questo momento. Ale, sempre in conferenza stampa, ieri il mister ha parlato delle vacanze, ha detto forse non tutti hanno avuto la giusta attenzione. Vi sentite toccati come gruppo da queste riflessioni oppure no? Ne avete parlato? No, non abbiamo parlato. Il mister ha espresso quello che magari era un suo pensiero. Poi ognuno di noi deve cercare di essere insomma professionista, e secondo me è quello che siamo stati durante le vacanze. Grazie. Cercando gli elementi positivi, siete entrati nel secondo tempo con un piglio diverso. Cosa va detto di Francesco tra il primo e il secondo tempo e cosa va detto dopo? Ma dopo niente, ne parleremo quando ci incontreremo insomma a Trigoria. Secondo me la prima mezz'ora non siamo stati la Roma. Poi per la restante ora secondo me ci sono state cose molto interessanti. Ripeto, in questo momento di sfortuna, se la vogliamo chiamare così, anche se non credo tanto alla sfortuna, dobbiamo cercare di essere più compatti, di essere più uniti, lasciare fuori tutte le questioni che non ci riguardano e tirare, come ho detto prima, verso una stessa direzione, solo così riusciremo ad uscire da questo brutto periodo. Ultima. Hai parlato di prima mezz'ora, ma anche, cioè, sia oggi che anche contro l'Atalanta, l'avvio di gara è stato disastroso perché oggi la Sampdoria poteva fare 2-3 gol tranquillamente, poi voi negli altri 60 minuti avete dominato, ma perché la Roma fa questi inizi di Se lo gara? sapevo, e andavo già al No, mister. più tattico o No, mentale non lo so, magari, guarda, cioè, sinceramente non lo so, è una cosa che dobbiamo eravate ovviamente magari lavorarci, paurosi? perché no, paurosi no, paurosi no, credo proprio di no, quantomeno quello che percepisco dalla squadra è che non entra con paura, anzi, entra con voglia di giocare, di cercare di andare a prendere l'avversario. Alle volte ci riesce, alle volte non ci riesce. È successo che nelle ultime due a casa purtroppo non ci è riuscito nella prima mezz'ora. Poi un po' ha continuato con l'Atalanta, c'è da dire la verità, e oggi però ho visto un'altra buona Roma dopo insomma, il 30° del primo tempo. Dobbiamo sicuramente migliorare sia in fase difensiva che in fase offensiva. Come dico sempre, passa tutto dal lavoro. In questo momento siamo un po', non dico sfiduciati, perché non credo siamo sfiduciati, però abbiamo delle paure che non dobbiamo avere in campo. Non dobbiamo sentire quelle che sono magari le contestazioni, che secondo me sono state giuste oggi, perché comunque veniamo da tanti risultati che non sono buoni, e quindi non posso biasimare assolutamente i fischi di questa sera, e posso solo dire che non solo io, ma anche tutta la squadra si sente amareggiata per questo periodo, e vogliamo tirare fuori quel qualcosa in più che ci farà uscire da questo Oggi da periodo. capitano sareste andato sotto la curva se non ci fossero state le famose regole. Se non ci fossero state le regole, credo che tutti saremmo andati sotto la curva, non solo io. Purtroppo, come hai detto tu, c'è questa regola per non creare tensione, però ripeto, in questo momento mi sento anche io come loro, mi sento amareggiato da questa partita. Però credo che tutta la squadra sarebbe andata sotto la curva per insomma, prendere i fischi che ci meritavamo questa sera. Però solo noi sappiamo come trasformare questi fischi in applausi, e solo noi dobbiamo farlo vedere già dalla prossima partita e riprendere questa classifica che non ci piace per nulla. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi. Lascia fare servizio.